Mocaiana, frazione di Gubbio per la 48esima edizione del Gran Premio Mocaiana. Cominciamo, come tradizione, con le donne di Mocaiana, che sono le colonne dell'amore. A Mocaiana si fa così, donne, così come Marta Procacci, così come Paola Scoppolini, direttore di corsa. Siamo alla 48esima edizione del Gran Premio Mocaiana, dedicato alla memoria di un amico di Mocaiana, di un amico di quelli che non si possono dimenticare come Martino Procacci. E il trofeo Acqua e Sapone è l'occasione per Mocaiana di iniziare la grande festa che da qui a qualche giorno ci sarà per la frazione, con la Madonna della Neve, con quelle che sono le gare. Un minuto di silenzio per ricordare Martino Procacci, è il papà di Marta che tra poco darà il via, un pochino meno emozionata rispetto allo scorso anno, ma con tanta emozione comunque è sempre dentro di lei, perché il ricordo è davvero duro e difficile, ci sono tanti amici che la fanno sentire meno sola. In questa occasione della festa e della corsa di Mocaiana, 48esimo Gran Premio di Mocaiana, il via lo ha dato lei insieme al presidente regionale Carlo Roscini, è un motivo, è un modo per sentirsi meno soli. Sono tanti i concorrenti della categoria juniores impegnati, oltre 100 con tutte le squadre che arrivano dal centro Italia e dall'Emilia Romagna per venirsi a giocare una partita non certo facile, un percorso pianeggiante che non presenta grosse asperità, ma proprio perché non presenta grosse asperità è particolarmente difficile e veloce. Vince il passista, vince colui che è capace di tenere il rapporto duro e pesante anche nei tratti che vanno verso la parte nord di Gubbio, quella che verso Semonte, verso le cementerie è più in salita e bisogna pedalare e non è una cosa facile e semplice, anche perché poi dopo l'arrivo di Mocaiana e Beffardo si gira praticamente intorno alla piccola chiesina all'incrocio e poi ci sono 300 metri da fare in leggera salita. Fino ad oggi si è arrivato, per me perlomeno, per quanto ci ricordiamo noi, si è arrivati sempre in gruppo per quella che è una volata. Oggi i tentativi di fuga sono all'ordine del giorno e li vediamo tutti, perché sono davvero tanti i tentativi per andarsene. Con il numero 91 è la volta di questa fuga per Michael Antonelli, che corre per i colori dell'Elite Service Campedelli. Con il numero 68 ancora un'altra fuga da ricordare, quella di Armando Capasso, che corre per il progetto ciclismo sorrentino. E poi ce ne sono ancora di corridori che tentano la fuga. Con il numero 26 inquadrato in questo momento, Antonio Della Vigna, che corre invece per i colori della Roma Pro Cycling Team. E insomma, vedete, arrivano, la fuga continua, c'è anche la Sidermec dei Riviera con la nuova maglia celeste, non è più quella maglia arancio e verde degli anni passati, è la maglia celeste. C'è in mezzo questo tentativo di fuga anche il numero 1, Lorenzo Quartucci, per i colori della Gubbio Ciclismo Mocaiana, società organizzatrice, che schiera insieme a Lorenzo Quartucci con il numero 1 Diego Tortori, con il numero 2 poi Matteo Damiani, Davide Giorni, Samuele Regidori, Vasila Aida, Alessio Tognelli, Samuele Fabbi, Giosuè Pannacci, Mirko Venturi. Questa è la squadra. Con il numero 1 invece è inquadrato Lorenzo Quartucci.
c'è anche il team Coratti, un team che in Umbria ha fatto sempre ottimi risultati, con la fuga intanto di Mirko Iafrati, numero 40, che ha deciso al 40esimo chilometro di provare ad andarsene in fuga. Eccolo, il numero 40, Mirko Iafrati, che ha guadagnato qualcosa come 15 secondi, ma il vantaggio è un po' elastico, va e viene. Numero 91, lo ricordiamo ancora una volta, per Michael Antonelli dell'Elite Service Campidelli, con il numero 1 è Lorenzo Quartucci, e poi con il numero 29 avete visto correre in questa fuga Federico Mari del Roma Pro Cycling Team. Sono i tre che stanno andando in a caccia di Mirko Iafrati. Lo vedete visto nelle immagini, Mirko Iafrati è lì a 300 metri, eppure si mette giù in posizione da cronometro e va ancora una volta a cercare di allontanarsi dagli inseguitori. Con il numero 93 è Samuele Tarozzi della Nuova Borgo Panigale. I tre stanno lì, proprio sembrano a due passi da Iafrati, e invece Iafrati spinge sul rapportone, quel tratto di salita che vi dicevo per Semonte fa la differenza e guadagna secondi su secondi proprio mentre sono lì per cercare di raggiungerlo. E poi arriva tutto il resto del gruppetto, sono una quindicina di concorrenti. Il gioco sembrerebbe facile, quello di andare a prendere Iafrati. Tra l'altro non c'è nessuno della società di Iafrati a fare da tappo in questo tentativo di ricucire la sua fuga. Mirko Iafrati è partito da solo, ha guadagnato una ventina di secondi, c'è uno straordinario Lorenzo Quartucci che se la sta giocando in tutti i modi con il numero 112, adesso è la volta della Sidermec dei Fratelli Riviera, se non andiamo errati, con Matteo Vasciaveo, Sidermec Fratelli Vitali, e ancora una volta il numero 40 Iafrati, che guadagna secondo su secondo, non è sceso mai sotto i 45 km orari, tra i 50 e i 45 km orari in qualunque tratto di questo circuito organizzato per il 48esimo Gran Premio di Mogaiana, il Memorial per Martino Procacci, il trofeo Acqua e Sapone. Una condotta di gara regolarissima, ci prova ancora una volta Lorenzo Quartucci, è lui che dà anima al tentativo di recupero. C'è anche Michele Antonelli dell'Elite Service Campidelli che si danna l'anima per cercare di andare a recuperare quello che è lo svantaggio. Gli dà una mano il compagno di squadra Marcello Vigilante, ma non basta, perché Mirko Iafrati continua ancora una volta ad andare di rapporto, di pedalata, senza dare responsabilità a nessuno se non a se stesso di andare a cercare la vittoria. E il vantaggio aumenta. C'è una caduta proprio in questo tratto di strada del gruppo, è una borraccia, qualcuno dice caduta, che ha fatto saltare la ruota, si sono toccate due bici, sta di fatto che sono finiti in terra i corridori, a rimetterci sono quelli della UC Foligno che oggi era chiamata ad una grande gara insieme con quelli della Gubbio Ciclismo Mogaiana. Tra l'altro Gubbio Ciclismo Mogaiana e la formazione Forignate sono quelli che offriranno i corridori per la rappresentativa della Lunigiana. Però la gara la sta facendo Mirko Iafrati, team Coratti con GM Europa Ovini, sta facendo davvero una gran gara. Con il numero 90 Emanuele Paolini, anche lui dell'Elite Service Campidelli, sono loro che vanno a ricucire insieme a Lorenzo Quartucci.
Questo è l'uomo addetto al tombolino. Oggi non diciamo chi è, oggi invece è addetto al controllo, vigili urbani. Non diciamo assolutamente di chi si tratta, non facciamo nomi, non facciamo cognomi. È l'addetto normalmente al tombolino durante le gare del ciclodromo delle Cerque, oggi invece era addetto ai vigili urbani. Guardate che razza di pedalata che ha Iafrati. È su quella bicicletta senza fare un movimento, spalle dritte, spalle perfette. Ci ha accompagnato in questo viaggio all'inseguimento di Iafrati, all'accompagnamento di Iafrati, un ex corridore che ha fatto fino agli juniores. Si diceva: è straordinario guardare questo ragazzo come pedala e come sta sulla sella e come è composto rispetto a quello che possono essere tutti gli altri che vediamo, chi si muove sulla sella, chi muove le spalle, chi ondeggia. Invece Iafrati era perfettamente in linea con la bicicletta, un corpo unico, e questo fa e ha fatto la differenza. Intanto ricordiamo che siamo alla 48esima edizione del Gran Premio Mocaiana, organizzato dalla Gubbio Ciclismo Mocaiana, con il presidente Luigi Barbi e vicepresidenti Massimo Pascolini e Franco Berrettini. Come dicevamo, siamo all'interno di quella che è la manifestazione inserita nel programma della Festa della Madonna della Neve, realizzata in collaborazione con la Proloco di Mocaiana, che è guidata dal presidente Paolo Mariotti. Come ospiti sono intervenuti Marta, la figlia di Martino Procacci, a cui è dedicato il Memorial, Carlo Roscini, presidente della Federciclismo Umbria. Ma siamo arrivati all'ultimo chilometro di questa 48esima edizione del Gran Premio Mocaiana. Mirko Iafrati, team Coratti, corridore che è davvero straordinario, ha fatto una gran bella corsa anche a Foligno, si appresta ad andare a vincere l'edizione 2016. Ultimo chilometro per lui, 120 chilometri, i colori sono quelli nero e verdi e bianchi del team Coratti GM Europa Ovini, 120 chilometri in 2 ore, 53 minuti, 38 secondi, alla media di 41,46. Davvero una gran media, straordinaria per lui, e devo dire che è stata davvero una gran corsa, e davvero la merita tutta questa inquadratura, questa sequenza, perché è straordinario il suo successo. Era una vita che non ci capitava di arrivare al traguardo con un concorrente in solitaria. Oggi spetta a Mirko Iafrati del team Coratti GM Europa Ovini. Abbiamo detto i 120 km della gara juniores di Mocaiana in 2 ore 53 minuti 38 secondi, alla media di 41,46. La seconda posizione per Federico Corvini, Sidermec Fratelli Vitali, terzo Alex Ponti della Italia Nuova Borgo Panigale, la quarta posto per Diego Guglielmetti del team Coratti GM Ovini Europa, quinto Marco Cecchini Scap Trodica di Morrovalle, sesto Edoardo Santucci Spelt Cycling, settimo Luigi Acampora Progetto Ciclismo Sorrentino, ottavo Edoardo Sali team Franco Ballerini, nono Giordano Burocchi del UCI Foligno, il primo degli Umbri, decimo David Muratori Elite Service Campedelli, Elite Service che ha fatto la gara ma che non è andata oltre il decimo posto. Ed ora le interviste e poi le premiazioni. Beh, come in tutte queste occasioni, anche a giugno come a agosto, la manifestazione rientra in secondo piano. Lo dicevamo oggi anche a pranzo, no? L'ospitalità tradizionale gubina qui a Mocaiana si manifesta in tutta la sua grandezza, in tutta la sua voglia di stare insieme, di fare festa ai ragazzi, indipendentemente dal risultato, indipendentemente dalla gara. Serve anche per ricordare degli amici che non ci sono più, Martino, oggi abbiamo ricordato anche Dino Bruni, un amico, un giudice di gara che purtroppo era un abitué di qui a Mocaiana, che purtroppo quest'anno non c'è perché non c'è più. E quindi anche la gara serve per ricordare per gli amici, serve per esprimere solidarietà a chi è rimasto, serve per fare aggregazione, socializzazione, e non soltanto la gara e il risultato di per sé. Quindi
un grazie veramente sentito agli amici della Gubbio Cicli Mocaiana, del team Acque Sapone, team Mocaiana, di tutte quelle componenti che qui a Mocaiana contribuiscono a realizzare la manifestazione, la Proloco, gli amici che comunque simpatizzano per la società, simpatizzano per l'attività e che si impegnano per far sì che il paese possa essere un paese conosciuto in tutte le parti d'Italia, come è appunto Mocaiana, grazie all'attività ciclistica che in oltre 25 anni ha espresso veramente questi valori che per noi sono importanti, anzi fondamentali. Sì, no, è stata veramente una bella gara e purtroppo non abbiamo raccolto molto, però siamo stati sempre attori principali con Quartucci che si è impegnato, era sempre sulle fughe, ha provato diverse volte ad andare via, però è stata una bella soddisfazione. Il risultato finale non è arrivato, comunque l'importante è esserci, e questa è una cosa importante. Due parole per Martino. Beh, Martino per noi era un punto di riferimento, era l'amico degli amici, era la Mocaiana, cioè lui si metteva seduto lì davanti, aveva la sua bottega da fabbro e si andava a fare due chiacchiere, e tutti che passavano di lì facevano due chiacchiere con lui, era sempre attivo con la Proloco, ci dava sempre una grossa mano, era sempre un grosso punto di riferimento. Poi aveva un scorso ciclistico da giovane, infatti andava in bicicletta, gli piaceva molto il ciclismo, infatti anche suo nipote fino all'anno scorso correva con noi, quindi ecco, era una bella persona, una brava persona e uno che ci teniamo tutti quanti a ricordare nel giusto modo. Dopo aver ascoltato il presidente Carlo Roscini e Pino Berrettoni, andiamo alla premiazione di questo 48esimo Gran Premio di Mocaiana Memorial Martino Procacci, il trofeo Acqua e Sapone. La vittoria, come abbiamo detto, va a Mirko Iafrati, che corre per i colori del team Coratti GM Europa Ovini, 120 km in 2 ore 53 38, la media di 41 e 46. Secondo posto per Sidermec Fratelli Vitali Federico Corvini, terzo e Alex Ponti della Italia Nuova Borgo Panigale, premiati dal presidente Barbi i primi tre classificati insieme con quelli che sono i responsabili della festa. E poi c'è anche il trofeo per il direttore sportivo del team Coratti. È tutto da Gubbio per la 48esima edizione del Gran Premio Mocaiana, valida per l'assegnazione del Memorial Martino Procacci e per quello che è il trofeo Acqua e Sapone. La festa di Mocaiana è appena cominciata, la festa della Madonna della Neve. Ci sono tantissime occasioni per mangiare e per stare insieme, perché è una festa e deve essere tale. Ve l'abbiamo raccontata questa festa lo scorso anno, lo spirito per cui è nata. Quest'anno si ritorna ancora a fare festa con una vittoria di Mirko Iafrati da raccontare per raccontarsi quanti chilometri di fuga ha fatto, quanto è andato veloce e quanto è stato bravo il numero 40 con la maglia verde e nera. È tutto per quello che riguarda questa avventura della categoria Juniores, onore e merito a Mirko Iafrati che ha fatto davvero una gran bella gara.